Salone del risparmio 2018, siamo con Andrea Orsi, Deputy Country Head per l'Italia di MG Investments. Dottor Orsi, questo salone del risparmio si apre in uno scenario particolare per i mercati finanziari, da qualche mese è ritornata un po' di volatilità, qual è un po' la situazione che i risparmiatori si trovano di fronte secondo lei in questo momento sui mercati? Ma quello che stiamo vedendo sui mercati è sicuramente un contesto di crescita globale caratterizzato da una crescita addirittura sincronizzata che vediamo sui diversi paesi. Il nuovo tema che caratterizzerà il mercato nel corso del 2018 sarà sicuramente un crescente livello di volatilità. Essere capaci di gestire attivamente e tatticamente anche nel breve periodo quelli che sono temi di volatilità sarà uno dei principali driver di performance nel corso di quest'anno. Ecco, MG ha organizzato proprio in occasione del Salone del Risparmio una conferenza dove tratterete i temi di costruzione del portafoglio e la relazione un po' tra risparmiatori e eh, diciamo così, la fabbrica prodotti. Di cosa parlerete in sostanza? Ma per noi diventa fondamentale guardando quello che è il contesto macroeconomico in cui ci muoviamo quest'anno sicuramente poter accedere a poterli di portafoglio caratterizzati da ampi livelli di flessibilità quindi dare la possibilità al risparmiatore di accedere a soluzioni di investimento in grado di coprire tutte le classi di investimento anche in ottica di cercare decorrelazione fra gli attivi nell'obiettivo di contenere al massimo quelli che sono i profili di rischio di rendimento dei clienti. Il tema sarà sicuramente quello di avere un focus sulle valutazioni essere capaci di spostare dinamicamente quelli che sono gli asset attivi dei portafogli dei clienti su quelli che sono gli strumenti il cui premio a rischio risulta essere meglio remunerato, questo risulterà essere vincente. E come dicevo poc'anzi, sicuramente il tema della finanza comportamentale, sfruttare gli episodi che il mercato potrà fornirci da questo punto di vista, per noi sarà sicuramente importante a livello di performance. Grazie dottor Orsi. Grazie a voi, buona giornata.